L'idea di questo progetto nasce partendo e prendendo spunto da alcune piccole prove fatte su degli oliveti di impollinazione fatti su nel lago di Garda, e iniziando da quello, coinvolgendo Coldiretti, che poi è il partner, il capofila, insomma, del progetto, abbiamo messo in piedi tutto il gruppo operativo. Gli obiettivi del gruppo operativo sono quelli di aumentare la produttività dell'olivicoltura, principalmente in Toscana, e partendo da qui, da San Gimignano, appunto, dove è nato poi alla fine il progetto. Tra gli obiettivi, ovviamente, quello di aumentare la produttività, ma anche la valenza paesaggistica che ha l'olivicoltura in Toscana, e quindi cercando così di preservarla e mantenerla il più possibile nel tempo. L'impollinazione assistita nel progetto L'Impolli Montagnani si svolge principalmente in due fasi. La prima fase, viene utilizzato un aspiratore, un aspirapolline portato a spalla, con il quale appunto aspiriamo il polline dagli olivi. Questo polline è un polline in purezza, in quanto l'aspiratore ha dei filtri particolari che riesce a separare il polline dalle altre impurità. La seconda fase invece prevede proprio l'utilizzo del drone tramite voli aerei fatti sugli oliveti, rimettiamo negli oliveti il polline. La finalità è appunto quella di avere una maggiore impollinazione dei fiori presenti sugli olivi. L'Università di Siena si occupa principalmente di valutare la vitalità del polline, sia del polline raccolto che del polline reimmesso. Questo polline infatti può essere riutilizzato anche dopo un anno, l'importante è averlo stoccato nelle condizioni giuste. L'impollinazione assistita si presta ad essere effettuata su qualsiasi tipo di oliveto presente all'interno della regione. Particolarmente interessante è il fatto che possa essere applicato in tutte le situazioni orografiche. Gli oliveti che sono presenti nella nostra regione infatti si trovano prevalentemente in zone collinari o addirittura pedemontane. Gli interventi che noi abbiamo previsto consentono di entrare in qualsiasi tipologia. Ecco che questa tecnica quindi in realtà si presta ad essere adottata da qualsiasi azienda agricola presente in regione. Altre esperienze di impollinazione assistita col drone su altre colture? La risposta è sì. Aromatica 3D è ormai al terzo anno di attività di distribuzione polline tramite drone. Siamo partiti sul noce, su intuizione di un agronomo esperto di processi di impollinazione sul noce, che prima venivano fatti da terra con tempi lunghi. Abbiamo predisposto la soluzione tecnologica e l'abbiamo operata su diverse decine di ettari in Italia e all'estero, a partire di noceti intensivi, a partire da 3 anni, con ottimi risultati dal punto di vista dell'imprenditore agricolo e con tempi di distribuzione, tempi applicativi significativamente rapidi. Parliamo di un ettaro in qualche minuto di volo con il drone. Noi ci aspettiamo dei vantaggi da questo progetto, da questa tecnica molto innovativa, dei vantaggi tesi all'incremento della produzione olivicola, della produzione olivicola regionale, in termini ovviamente di quantità. D'altra parte, noi abbiamo un problema importante oggi in Toscana: la domanda di olio, di richiesta di olio, sta crescendo, la nostra produzione sta calando, complici anche sicuramente i cambiamenti climatici che stiamo vivendo. Sta di fatto che dobbiamo andare a cercare un meccanismo che ci porti a incrementare la produzione, e questa tecnica di impollinazione assistita attraverso l'uso di una tecnologia molto avanzata, anche con l'utilizzo di droni, potrebbe essere un aiuto importante. Se pensiamo che solamente dall'1 al 3% di fiori sono quelli che poi vanno realmente a frutto, rispetto appunto al 100% della fioritura, se noi riuscissimo anche a raddoppiare il quantitativo di fiore che va a frutto, noi avremo quasi il raddoppio della produzione, che sarebbero dei numeri veramente importanti. Ecco perché abbiamo con convinzione dato
corpo a questo progetto e intendiamo portarlo avanti fino in fondo. D'altra parte, in alcuni altri settori, penso alla produzione di kiwi, di mele, questo progetto ha dato risultati importanti, vediamo cosa succede nell'olivo. La distribuzione di polline aggiuntivo all'interno degli impianti olivicoli, sia per quanto riguarda gli oliveti tradizionali che per quelli superintensivo, ha comportato un aumento medio della produzione di olive per ettaro di circa il 20%. Questo è un risultato importante, anche se dovrà essere verificato naturalmente all'interno di altri impianti e in altri ambienti. Alcune variabili vanno ad incidere sull'aumento della produttività, la quantità di polline che viene distribuita e naturalmente l'andamento stagionale, sia al momento della distribuzione del polline stesso che durante la fase di maturazione delle olive. Da un punto di vista economico sono stati fatti calcoli ipotizzando un aumento della produzione sia del 10 che del 20% ed è stato visto che quelli che sono i maggiori costi per la raccolta o per la frangitura vengono ampiamente compensati. Ecco qui quindi, anche se questa tecnica naturalmente comporta per l'olivicoltore un maggiore costo, sembra che anche da un punto di vista economico ci sia convenienza. Risultati quindi senz'altro positivi del progetto e naturalmente in agricoltura c'è bisogno di un ulteriore approfondimento e verifica, ma senz'altro il messaggio è positivo.